Ora siamo in Calabria con Baroni di Capuano. Ultimo giorno di Fancy Food. Bilancio e impressioni su questa fiera. Innanzitutto è la prima esperienza che faccio in America, quindi non avevamo presenza qua in America perché il mercato americano si ha bisogno della licenza, quindi senza licenza non si può importare qua in America. La cosa più bella che mi è successa è che in due giorni, il primo giorno è venuto l'importatore, ha assaggiato i vini, il secondo giorno è venuto e ha detto bene, possiamo iniziare a lavorare. Già mi ha confermato il primo ordine, ora questo che è il primo step. Il secondo step sarà quello di registrare le etichette qua in America e da settembre dovremo mandare il vino qui in America. E quindi siamo riusciti a mettere la prima bandierina in America e sono contentissimo di aver partecipato a questa fiera, ho partecipato grazie all'ISMEA, che se no non sarebbe stato possibile, che non me la potevo al ministero e che ha finanziato l'evento. Grazie.